e bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo su FIFA con il draft che non portavo da un po' di tempo. Mi sono fatto tutto il weekend con la Weekend League, col FUT Champions. Tra l'altro domani, se riesco, uscirà un grandissimo pack opening del FUT Champions insieme a Marz e a Zano. Apriremo tutti quanti i nostri rewards nello stesso video. Oggi, per rilassarmi un attimo, ci giochiamo un bel draft. Tra l'altro c'ho anche un accesso draft gratuito che ho trovato in giro. Vi chiederei un bel like di supporto, raga. Arriviamo a 25.000 like, cioè speriamo di farlo fatto bene. Io, guarda, sono tentato di camperarmela così. Non voglio fare la merda con i 5 difensori, anche se volevo testarlo in teoria. Proviamo quel 4-2-2 che mi sembra quello più normale. Allora, Mertens è quello che forse un po' più si avvicina. Icardi davanti. Vediamo il triangolino della Serie A, se mi dà un'altra della Serie A. Perfetto. Dall'altra parte, l'altro attaccante, Ben Yedder. C'è qualcosa di difensivo qua. Casemiro, Casemiro qua davanti alla difesa. Non mi danno mai niente di... Zitto. Alto basso rendimento difensivo di Marcellino, non mi piace. Mettiamo Jordino Alba, raga. Skriniar per la Serie A. Mo dammene uno diverso di qua. Koulibaly in porta, grandi portieri di cui non me ne faccio un cazzo. Tra tutti prendiamo Lori, ma non me ne faccio un cazzo. Valencia, 66 d'intesa, ragazzi, un disastro. Ma non me ne faccio un cazzo di De Gea in porta. Non vedevo l'ora. Prendiamo il Nacho, va. Perché se io metto Nacho qua, va che roba che mi fa di lì. Già Lucas Leiva comunque in mezzo al campo mi può servire di qua per Birsa. Belli questi, mi piacciono. Cioè non mi ha ancora dato l'attaccante che dici wow. Guarda, se mettessi Rugani per Koulibaly facciamo più 6. Cioè non mi ha dato un giocatore serio? Raga, come faccio a giocare questa squadra? Ma è una presa in giro. Non mi ha dato un top player. Come faccio a vincere le partite, ragazzi? Ma che cazzo stai dicendo? Non ho mai visto niente di simile, ve lo giuro. Giochiamo con Koulibaly e Mertens dentro, al posto di Rugani e Amadou. 100 d'intesa, ma non ha una logica di pacchi che mi ha droppato. Se riesco a vincere un draft con sta squadra, ragazzi, voglio i soldi. Vediamo le squadre avversarie, invece. Per fortuna fuori intesa Griezmann. Fabinho, Umtiti, Sanchez, Courtois. Facciamo due cambi, raga. Qua non so veramente cosa inventarmi oggi. Anche perché tanto non abbiamo cambi. Lo rimporta. Così giochiamo, raga. Senza riserve, senza super sub, senza niente. Partiamo con questa ipotetica impresa impossibile. Primo tiro, gol. Bene. Non vedo niente, raga, con sto campo. C'è un sole impossibile. Ben Yedder palo. Via così, l'1-0, è Maurizio Icardi, spero, sì, almeno il gol me lo fa. Giocare palla a terra, girarla bene, trovare lo spazio giusto e non sbagliare gol. Ben Yedder, 5 di piede debole, si è sentito questo sinistro a caso. Bello lì, piazzato. Non faticare che non abbiamo cambi, non dobbiamo neanche correre troppo. Fine primo tempo, raga, 2-0, non è per un cazzo facile. Guarda che culo, porco cane, è nato il rimpallo. Palo, che culo io, cazzo. Sto facendo di tutto per regalargli la palla, mi sembra. Eccolo lì. Pensate che gol abbiamo preso. Doveva segnare, raga. Era 20 minuti che la palla gli rimbalzava addosso a loro in tutti i modi. 2-1. Vai, Benny. Ben Yedder. Bello, bello. 3-1. Riportiamoci a distanza. Easy kick off glitch. Perché gioisco? Che basta un secondo per fargli disegnare. Olè! Maurizio Icardi, 4-2, vaffanculo. Al tiro e colpi di testa, non può fare nient'altro. Va dal centro il buco. La ripresa. Non riusciamo a marcarlo. Eccolo lì. 4-3! 4-3, ragazzi, ma che partite sto... Perché lo sto giocando, sto draft? Che è difficile, cioè... Fallo? No. Finisce, raga. 4-3, vinciamo la prima. Cosa mi tocca vedere? Abbiamo giocato anche meglio. Però, raga, è completamente impossibile. Ma cosa mi rappresenta? Secondo game, quarti di finale. Olà. Pogba, Hazard, Mbappé, Kane, Varane, Umtiti, Marcelo, Valencia. Più guardo la mia squadra, più mi viene da piangere, vi giuro. Magari non c'ha le mani. Vai, vai, nano! Dalla, dalla.
Palo, 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 via. Che gol mi ha fatto, puttana Eva. Pensavo rientrasse a tirare. Me la para, cazzo. Vai, ole. Chi è, Lucas Leiva? Leiva. Uno pari, primo tempo, abbiamo pareggiato poco prima della fine del primo tempo, che ci può stare tantissimo. Notate che comunque il gioco lo stiamo facendo, ma è difficile concretizzare lì davanti, eh? Dai, dai, dai. Sì, Maurito. Vai, Benny. È che non c'ho quelli veloci, cazzo. Oh, era bello. Oddio! Ragazzi, se non sbaglio io l'avevo timeoutato bene, il time finish, ma è apparso rosso e l'ha messa comunque all'incrocio. 3-1, importante in sta partita. Secondo te non l'avevo già passata sta palla? Olè. Immaginavo, raga, c'era puzza di gol nell'aria. Io quella palla l'avevo spazzata molto bene con Casemiro. Sono abituato a giocare con le ali e non ho ali in sta squadra. Olè. Ben Yedder si finge ala e rientra. 4-2. Ma che partite sono? Fammi il kick off, no? Palo, per fortuna. Perché scappa? Vinciamo, ragazzi, 4-2. La seconda partita contro un'armata totale. Decisamente un pelo di più noi. Abbiamo rischiato un paio di gol in più presi. Cioè, ci hanno fatto un palo, due pericolosi. Semifinale, raga. Non so cosa sto facendo oggi. Approdo in semifinale. Questo c'ha Bale, Ramos, De Gea, che all'apparenza possono un po' impressionarmi. Bisogna giocare studiando ogni passaggio, stando attenti a ogni minima distrazione. Stompando Bale, magari. Casemiro, eh. Sei Casemiro, l'unico decente della squadra che può difenderci bene. Sì, Rugani. Sì, Benny. Sesto minuto. Lenti, ma efficaci per il momento. Mertens dà una mano in difesa. Mi serve così la squadra, di cuore. Neymar respinge il primo tiro. Sai che ha detto Neymar? Ho sentito bene, raga. C'ha Neymar, ha messo pure Neymar quest'uomo. Ah, Dio mio, questi qua li vedo sempre dentro perché ne ho sempre presi. Sì? Oh, Benny ancora! Stessa tattica. Tiro di prima di sinistro. Potevo andare avanti in teoria, ma abbiamo deciso di anticipare il tiro preso dalla foga. Secondo palo. Easy. Tira la porca, sei immolato. Ci arriva. Orco cane, ha spaccato la traversa e tutto quanto. Che gli devi fare, raga? Quando parte Lukaku di testa, devi fermarti e dire ah ah, ti stai lanciando? Bella, io mi fermo. Fine primo tempo 2-0, ma non sono per niente tranquillo, raga, sto giro. Abbiamo ancora un tempo lungo da giocare. Vai. Sì, Maurito. 3-0. Bravi. Bravi, raga. Questa me l'ha parata bene. Oh mio Dio, Mertens! L'ha toccata! Non ci credo! Signori, non ci credo, siamo in finale con questa squadra. Sapete che ho un bellissimo rapporto con le finali, io no? Non ho fatto un tiro nel secondo tempo, quindi buono. Giungiamo in finale, raga. Oh, 5 difensori mi mancavano. Aubameyang, De Bruyne, Sané davanti. Ma le finali li fanno giocare tutti in questo campo strano qua. Che quest'anno giocare con 5 difensori... Cioè, gioca anche Tas con 5 difensori, per farvi capire che la lunga può pagare. Palo!
Fuori gioco. Ditemi ragazzi se questo non doveva essere un gol plateale. Libero lì davanti alla porta. Benny, perché mi fai questo? Benny mio. Mamma mia, guardati qua come verranno giù velocissimi con quei treni. Puttana Eva, come cazzo difendono tutti? Sono tutti nella loro area. Sì! Sì, Mertens, sì. Sì, Maurito! Non ci credo, da che posizione disperata. Oh mio Dio, da lì non pensavo potesse mai entrare una palla. Raga, io tanto sapete che finché non ne faccio 7 in finale non ci credo, perché l'altra volta ne avevamo 4 in vantaggio e l'abbiamo persa. Devo fargli uscire un attimo la difesa. Ma va, sono tutti davanti alla porta, raga, in 5. L'unica cosa che posso fare è così e tirare, sperare che entrino magari ogni tanto, se facevo un time at verde e non giallo. Maurito, abbiamo perso l'occasione. Sì, 3-0. Idris, continuiamo ad attaccare. Continuiamo a cazzo attaccare, raga. Sì. Sì. Vai, Idris. Sì, 4-0. Contropiede, non è mai finita, ve lo ripeto. Però siamo calmi, che se vado a perdere questa, sto zitto, devo star veramente zitto, perché io so già come potrebbe andare a finire, è già successo una volta. Rubala. No. Ha fatto gol, ragazzi. Pensavo fosse fuori gioco, qualcosa di sto tipo. Dai, dai, dai. Palo! Dai, buttami dentro il gol! Dai. Dai. Sì. Benny. 5-1. Raga, mancano 20 minuti. Per favore, videogame. Dai, 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 dai. Andiamo a chiudere sta partita, anche se mi sa che un po' già chiusa lo è. Benny mi è morto. Olè. Signori, 6-1 con una squadra senza... Vabbè, va bene che c'era Mertens, Icardi, ma top player tipo Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, tutta sta gente non ce l'avevamo. Oggi era come se fosse il FUT Champions, raga. Sudando come dei porci. Prendendo magari anche gol adesso. No! Ok, sì. Cosa sta succedendo qua? Ma via! Ma via! Olè! Uè! Senza cambi, perché li abbiamo messi tutti dal primo minuto, quindi giocatori stanchi alla fine. 7-1 in fottuta finale. Mi sono illuminato. Mi sono fucking illuminato, signori. Ma porco cane. Ma che cosa abbiamo fatto, raga? Ma che bel draft. Ma che bello. 61% possesso palla, raga. Perché io nel FUT Champions, nel mio stile di gioco, giro tantissimo la palla. Ora, apriamo i pacchi. 4-3, 4-2, 3-0, 7-1. Forse le prime due più difficili delle ultime due. Oro rario, oro rario, oro premium. Contando che ho messo un gettone draft, raga, quindi non ho speso un cazzo. Quello che guadagniamo qua è tutto in più. Non mi aspetto molto da sti pacchi. Un giocatore decente lo prendiamo? Non qua. Assolutamente non qua. Candreva. O walkout, signori miei. Walkout. Brasile. Portiere. Beh, Ederson. Dai. C'ho Allison in porta. Forse Ederson è un pelo meglio nella mia squadretta. Bravi. Dai, dai. Sono felice. Con questo, raga, per oggi è tutto. Bellissimo draft, perché ero partito depresso con una squadra mai vista prima, così strana, senza almeno un top player particolare. Abbiamo trovato anche Ederson alla fine. Quindi, raga, un bel like. Superiamo i 25.000 like. Domani, se riusciamo, vi faccio avere il pack opening speciale FUT Champions, mio, di Zano e di Marza, che reacteremo tutti quanti assieme ai nostri pacchi e speriamo di trovare qualcosa. Darone è tutto, raga, alla prossima. Grazie a tutti quanti. Bella. When you fall.